Le api si riproducono attraverso un processo che coinvolge la partecipazione di tre tipi di api diversi nell'alveare: l'ape regina, gli alveari maschi e le api operaie. In questo video di Ecologia Verde ti spieghiamo il processo di riproduzione delle api. Cominciamo! L'ape regina. L'alveare ha una sola ape regina, il cui compito principale è deporre le uova e mantenere la colonia. Una volta che l'ape regina raggiunge la maturità sessuale, che avviene approssimativamente dopo 5 giorni di età, esce dall'alveare per compiere il volo di fecondazione o volo nuziale. Durante questo volo, gli alveari maschi, cioè le api maschio, si avvicinano a lei e la fecondano in aria. Una sola copulazione è sufficiente affinché l'ape regina raccolga abbastanza spermatozoi immagazzinati nella sua spermateca per tutta la sua vita. Gli alveari maschi. Questi sono i maschi dell'alveare e la loro unica funzione è fecondare la regina durante il volo nuziale. Hanno un ruolo riproduttivo molto specifico e non partecipano ad altre attività dell'alveare, come la raccolta di nettare o polline. Una volta che un alveare maschio ha fecondato l'ape regina, la sua attività riproduttiva è completata, e la maggior parte degli alveari maschi muore dopo questo processo. Le api operaie. Le api operaie sono femmine, ma non sono feconde e non hanno la capacità di deporre le uova. La loro funzione principale è mantenere l'alveare e svolgere varie attività, come la raccolta di cibo, la cura delle larve e della regina, la costruzione e la riparazione dei favi, oltre ad altre funzioni essenziali per il funzionamento dell'alveare. Prima di proseguire, ti mettiamo alla prova. Quale delle seguenti affermazioni sulle api mellifere è vera? A. Sono native dell'America del Nord. B. Si trovano solo nelle regioni tropicali e subtropicali. C. Sono impollinatori importanti per le colture agricole e le piante selvatiche. D. Sono insetti carnivori che si nutrono di altri insetti. Pensaci bene, perché alla fine del video potrai verificare se hai indovinato. Curiosità sulla riproduzione delle api. L'ape regina è responsabile di deporre fino a 1500 uova al giorno per tutta la sua vita. Tuttavia, talvolta la regina può avere alcune limitazioni fisiche che le impediscono di deporre un numero sufficiente di uova per rigenerare la popolazione dell'alveare. In questi casi, le api operaie creano una nuova regina. È importante sottolineare che il processo di riproduzione delle api è cruciale per la sopravvivenza e la crescita della colonia. L'ape regina è l'unica capace di deporre le uova ed è responsabile dell'espansione della popolazione dell'alveare. Le api operaie, d'altra parte, si occupano di garantire la cura e l'alimentazione delle larve, compresa la creazione di nuove regine quando necessario. Il ciclo riproduttivo delle api è una mostra affascinante di organizzazione e cooperazione all'interno dell'alveare. E il loro ruolo nell'impollinazione delle piante è vitale per l'equilibrio dell'ecosistema e la produzione di cibo nel nostro ambiente. E tornando alla domanda che ti abbiamo posto prima, hai già pensato a questa? La risposta corretta è la lettera C. Sono impollinatori importanti per le colture agricole e le piante selvatiche. Le api mellifere sono impollinatori fondamentali per molte specie di piante, inclusi colture agricole e piante selvatiche. Il loro ruolo nell'impollinazione è essenziale per la produzione di frutta, verdura e semi. Dici, vorresti saperne di più sulle api? Alla prossima, ecologisti!